Oggi facciamo una matriciana, quelle proprio tipiche amatriciana di Amatrice. Guanciale, di maiale, stagionato. Pecorino di pecora di montagna, bucatini, no spaghetti, bucatini, veri bucatini di cecco, bene, pomodori, graziella. Oggi c'è il migliore del migliore. Facciamo una cosa fatta bene, facciamo prima cuocere bene il guanciale. Io ho messo un peperoncino. Un po' di peperoncino, ci vuole. Facciamo cuocere bene il guanciale. Poi il guanciale lo togliamo dalla padella perché deve rimanere croccante. Lo rimettiamo all'ultimo e rimane croccante. Bello, proprio buono, eccetera. Questa è la matriciana più buona. Oltre questo non si può fare. È il massimo del massimo, in onore a te, caro chef 5 Stelle. Non sale, non molto sale, deve essere giusta. Se è la matriciana, se è salata, non è buona. Okay. E né sciarpa, deve essere giusta. Quindi abbiamo messo un po' di sale. Adesso copriamo. Questo pomodoro, graziella. Pomodoro, graziella, pomodoro buono. Pomodoro buono, bella, qui dentro mezza luna. E tu, caro chef di 5 Stelle, Davide, che tu sei da 5 Stelle, sei bravissimo, devi pensare che oggi noi facciamo la matriciana come loro, così, il guanciale, il maiale stagionato, il pecorino di pecora, e tutto quello che noi qui abbiamo fatto è un bellissimo movimento a favore della matriciana autentica. Buon appetito. Adesso il guanciale sta tolto dal sugo perché rimane più croccante. Adesso un attimo lo passo e iniziamo a dire un po'. Questa è un'ottima matriciana, cioè tolto il guanciale dopo che è stato tolto perché rimanere più friabile. Va bene? Bene, bene. Sicuramente è buono. Vino di pecora, eh? Allora dimmi. Pecora di montagna, abbiamo fatto un capolavoro e basta. Okay. Questo lo mettiamo in mezzo al tavolo.